sacro per me ha un'accezione che va al di sopra delle religioni, di qualsiasi religione. Per me il sacro è la difesa di quei valori che credo siano più universali, più umani. L'amore verso l'altro, l'accettazione delle diversità, l'accettazione della debolezza umana e il superamento delle difficoltà attraverso l'amore e il sostegno collettivo. Il tema del sacro nel nostro spettacolo ci entra prepotentemente perché noi attingiamo al Vangelo, alla passione di Cristo, quindi raccontiamo una storia che tutti sanno come va a finire. Io faccio il ritocco. Mi chiamo Giuda. Il mio nome è conosciuto da tutti. Nella mia vita si nasconde un mistero che solo due persone al mondo conoscono. Io, Giuda, il traditore. E Gesù, il tradito. Noi l'abbiamo tratto dal libro di Don Vittorio Chiari, Menù di Quaresima, dove Don Chiari dava voce a tutti, a molti personaggi che hanno incrociato la vita di Gesù e vissuto la sua passione, a partire dalla madre, ma anche dal soldato che l'ha accompagnato alla croce, o da Antipa, Ponzio Pilato. Ma ha riscritto questo momento della passione di Cristo attraverso le parole e il punto di vista di questi personaggi, quindi ha reso tutto molto più umano. Non era il profeta fermo e forte che scacciava i mercanti dal tempio, che dava dell'ipocrita, dei sepolcri imbiancati e potenti del tempio. Era un altro Gesù, tremante, timoroso. Padre, allontana da me questo calice. Era come tutti gli uomini quando sanno che la morte è vicina, abbattuto, umiliato, ridotto a nulla, misero, della miseria più grande. Forse avevo perso fiducia in lui. Incredibile. Stavo con uno che faceva i miracoli, e li avevo visti di persona e nonostante questo io l'ho venduto ai suoi nemici, l'ho tradito. Quando si entra nel sentiero del male, poi si va avanti, avanti, avanti e non si sa dove si arriva. Tra la gente ho sguinzagliato i miei informatori, le mie spie. Mi hanno informato di un profeta che dicono è diverso dagli altri profeti. Non crea suppugni, non mena le mani, non gira armato, ma scrivi, farisei e sadducei ce l'hanno con lui, dicono che sia un rivoluzionario pericoloso e vogliono condannarlo a morte. Questo però dipende da me.